Buongiorno, sono il professor Maurizio Rosso del Politecnico di Torino, del Dipartimento di ATI, Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture. Quando mi è stato chiesto di portare il mio contributo sul territorio del dissesto, mi è tornato alla mente quanto avevamo già sviluppato nell'ambito di due progetti europei insieme all'allora provincia di Torino, oggi città metropolitana, sull'argomento e in particolare mi riferisco ai progetti Pellidrac e Titi Coco, che erano volti sostanzialmente a una divulgazione di quelle che erano le conoscenze dei dissesti in ambito montano, alpino, proprio per fare in modo che la popolazione e gli amministratori potessero, diciamo, capire meglio da vicino, anche in parole semplici, quelle che erano i temi trattati. In particolare, mi era stato chiesto di introdurre il rischio idrogeologico e, di conseguenza, così come avevamo fatto presso gli amministratori e presso le scuole di ogni ordine e grado, abbiamo introdotto questo argomento nel filmato che, vedrete a seguire. Nella normativa si parla di rischio idrogeologico, ma sarebbe più corretto parlare di rischio geologico-idraulico. È il rischio connesso sostanzialmente a quelli che sono i fenomeni di tipo franoso o di dinamica fluviale. Quindi rientra nel rischio idrogeologico, rientrano le alluvioni, rientrano le colate di detrito e rientrano tutti quei fenomeni che, se il corso d'acqua fosse un corso d'acqua completamente lasciato libero a se stesso, non determinerebbero alcun rischio. Ma nel momento stesso in cui questi fenomeni vanno a interagire con quelle che sono le installazioni antropiche, quindi i centri abitati, le infrastrutture o altro, determinano il rischio mettendo in pericolo quelli che sono i valori esposti in termini di vite umane e in termini anche di beni. Un altro argomento che avevamo trattato nelle interviste che poi sono state proposte nel filmato che vi ho già citato era legato ai fenomeni che incontriamo su un corso d'acqua alpino e anche qui in maniera diciamo molto semplice si era cercato di dare una spiegazione di quelli che potevano essere questi fenomeni di tipo di idraulica torrentizia e fluviale. Esaminando il pellice, noi possiamo da monte verso valle avere fenomeni degli affluenti che sono legati sostanzialmente alle colate di detrito, quindi grosse masse di materiale solido che possono essere movimentate in maniera impulsiva e determinare danni a quelli che sono gli insediamenti che si trovano sul territorio. Nella parte invece valliva e nella parte poi di pianura abbiamo fenomeni che sono di tipo diverso. Essenzialmente possiamo avere fenomeni di erosione spondale, fenomeni di inondazione e fenomeni di cambio di quella che è la sezione di deflusso del corso d'acqua. Quindi evoluzioni morfologiche che vedono il corso d'acqua defluire magari prima in sinistra della valle e successivamente, a seguito di un evento alluvionale, defluire in destra. Quindi questi sono essenzialmente i fenomeni che noi incontriamo sul pellice, ma anche in qualsiasi corso d'acqua alpino di questa tipologia. Un altro aspetto fondamentale era legato ai danni che questi fenomeni naturali recano ai cittadini, in particolare delle vallate alpine. E mi era stato chiesto quali erano le cause che potevano generare questi fenomeni, se erano di tipo antropico o se erano di tipo naturale. Di seguito qui avrete sostanzialmente una parte del filmato che riporta quanto spiegato a suo tempo. Le cause possono essere o cause del tutto naturale o cause legate all'intervento dell'uomo.
In particolare, se andiamo a considerare quelli che sono gli effetti delle colate di detrito e la formazione delle colate di detrito, in questo caso il fenomeno è abbastanza naturale, nel senso che nella dinamica erosiva del corso d'acqua si accumula il materiale nell'alveo principale e con una pioggia particolarmente intensa la portata che viene a defluire dà la stura a questo materiale che poi si riversa sul fondo valle. Se invece andiamo a considerare fenomeni legati all'erosione diffusa sulle aste fluviali nel tratto di valle, in questo caso questi fenomeni possono essere indotti da un utilizzo dissennato del corso d'acqua, ossia l'asportazione del materiale dall'alveo comporta che cosa? Comporta l'impoverimento di materiale solido e la corrente in questo caso è in grado di erodere, di riprendersi questo materiale dal fondo alveo, determinando dei fenomeni di erosione e quindi vanificando in molte case anche quelle che sono le difese che l'uomo può aver costruito per evitare la divagazione del corso d'acqua o per evitare l'inondazione. Quando noi abbiamo una scogliera che rimane appesa in alto rispetto a quella che è la posizione di un fondo alveo che si approfondisce, evidentemente questa scogliera perde la sua funzione e può collassare, può rompersi, può essere distrutta dalla prima piena, venendo meno quella che è la funzione per cui era stata costruita. Un corso d'acqua è caratterizzato da un bilancio molto instabile tra quelle che sono le portate che defluiscono all'interno del corso d'acqua stesso e i sedimenti che vengono trasportati da questa portata liquida. Se nel corso degli anni in qualche maniera si viene a perturbare questo bilancio, ad esempio come dicevo prima sottraendo del materiale dal corso d'acqua, l'energia che la corrente possiede, quindi la capacità che ha questa corrente di prendersi in carico sulle spalle il materiale e di portarlo verso valle, cresce. E questo materiale dove viene preso? Viene preso dall'alveo, viene preso dalle sponde. Quindi di conseguenza quello che è un impoverimento determinato dall'uomo per sacrosante, diciamo, attività che possono essere la costruzione o altro, se viene fatto a scapito di questo bilancio che esiste nel corso d'acqua, non fa altro che determinare dei fenomeni nel tempo e nello spazio molto dannosi anche a distanza di anni. E questa è una cosa che difficilmente coloro che vivono sul corso d'acqua percepiscono immediatamente. Anzi, di solito vige esattamente l'idea contraria, che bisognerebbe pulire i fiumi, non si puliscono più i fiumi. In realtà le cose non sono così. I corsi d'acqua puliti, tra virgolette, sono corsi d'acqua che non fanno altro che determinare danni maggiori. Un argomento anche che è stato trattato riguardava la libera divagazione del corso d'acqua. In molti casi si fa riferimento a quella che era la divagazione storica del corso d'acqua, che ovviamente, tenuto conto delle caratteristiche dei nostri corsi d'acqua alpini, in alcuni casi lascia delle fasce molto ma molto ampie. Quindi abbiamo parlato dell'introduzione di una fascia di divagazione compatibile che coniuga invece la necessità di avere anche un rapporto con quelle che sono le infrastrutture che via via nel tempo si sono venute a insediare sul territorio. Nell'ambito degli studi che noi abbiamo fatto, in particolare sul Pellice, abbiamo introdotto un concetto di fascia di divagazione compatibile. Che cosa significa? È un compromesso tra quella che è una dinamica fluviale che non deve essere troppo ingessata e quindi non deve essere legata a una canalizzazione del corso d'acqua, ma nello stesso tempo è un compromesso con quella che è l'antropizzazione, la presenza dell'uomo sul territorio stesso. Quindi questo concetto, che di solito viene mal digerito dall'amministrazione, è il concetto per cui deve comunque esistere una possibilità di erosione spondale in alcune zone proprio per contrastare quei fenomeni di incisione che abbiamo detto poc'anzi. Un aspetto fondamentale che viene trattato ad ogni evento alluvionale riguarda la manutenzione dei corsi d'acqua. Anche qui ci sono delle false credenze, delle false idee al riguardo
Sempre nell'ambito del progetto Titicoco, torrenti transfrontalieri, conoscenza e comunicazione, si è cercato di dare una spiegazione a questo tipo di problema. Per quanto riguarda la frase che puntualmente viene ripetuta dopo ogni alluvione, non si puliscono più i fiumi, non viene rimosso il materiale, c'è tanto di quel materiale che al centro l'alveo è più alto che le sponde, questa frase va presa con le pinze, nel senso che non è possibile concentrare la propria attenzione su quello che può essere un fenomeno localizzato. Ossia, quando noi prendiamo in esame una tendenza evolutiva del corso d'acqua negli anni, non dobbiamo limitarci all'altezza della barra che si può vedere emergere di fronte ai nostri occhi in prossimità di una sezione. Sicuramente ci sono delle situazioni in cui il materiale deve essere rimosso e questa è la situazione tipica dei ponti o delle infrastrutture che interagiscono col corso d'acqua, per cui se io ho delle luci dei ponti che sono parzialmente ostruite è necessario intervenire per fare in modo che questo materiale non le ostruisca e quindi che il corso d'acqua possa defluire sotto il ponte stesso. Ma in altre situazioni l'osservazione a naso, cioè non basta essere nati vicino a un corso d'acqua per essere ingegneri idraulici, l'osservazione a naso di quello che può essere il materiale presente in alveo è un'osservazione che mal si accompagna con quella che è una valutazione globale della dinamica del corso d'acqua stesso. Andando ad analizzare quindi i principali problemi, che come abbiamo visto sono problemi generalmente di erosione, una delle domande che sorgono spontanee era legata, è stata ed era legata alla possibilità di immettere sedimenti. Lo sviluppo dei progetti Pelidrac e Titicoco di cui abbiamo parlato ha consentito di avere un'esperienza transfrontaliera al riguardo e in particolare si è dato conto di quanto i colleghi francesi hanno fatto nel torrente Drac, nella parte a monte dell'abitato di Saint-Bonnet, con un primo esempio di ricarica sedimentaria francese che mai sia stato realizzato. Noi come diciamo, corsi d'acqua italiani non abbiamo una esperienza molto specifica di incremento o di apporto di materiale solido dall'esterno al corso d'acqua stesso. Nell'ambito del progetto Pelidrac che abbiamo fatto con la provincia di Torino e con i colleghi francesi del Conseil General delle Alte Alpi, su un corso d'acqua diciamo tra virgolette gemello del Pellice si sono progettati e fatti degli interventi di ripascimento molto importanti proprio per contrastare questo fenomeno. Stiamo parlando del Drac, del tratto a monte del Drac in Francia e a seguito di una gestione dissennata del territorio, quindi una serie di cave che negli anni hanno impoverito il corso d'acqua del suo materiale, si era arrivati ad avere un fenomeno di erosione così marcato che il fondo d'alveo era arrivato sull'argilla, quindi rimosso tutto quello che è il materiale alluvionale del materasso che noi vediamo, il corso d'acqua proseguiva ad approfondirsi come se fosse una sega, andando a sostanzialmente determinare tutta una serie di problemi. Dal punto di vista idraulico, perché come vi ho detto prima le difese diventano insufficienti, ma anche dal punto di vista ambientale perché questo approfondimento ha determinato una abbassamento della falda e l'abbassamento di falda ha determinato la morte della vegetazione perifluviale con conseguenze facilmente immaginabili. Quindi se la domanda è necessario fare ripascimento? In alcuni casi sì, quando si è troppo abusato del corso d'acqua e si è tolto troppo materiale potrebbe essere necessario fare un ripascimento per contrastare una tendenza evolutiva che se no avrebbe necessità di moltissimi anni per poter arrivare a ristabilire quell'equilibrio precario che dicevamo prima. Quando parliamo di danni, parliamo di danni generalmente alle infrastrutture, siano esse infrastrutture viarie o infrastrutture destinate all'abitazione dell'uomo. Sicuramente i danni più evidenti sono relativi ai ponti e in questo breve cenno
che riportiamo di seguito si fa riferimento a quelle che possono essere le dinamiche connesse con il crollo dei ponti, sempre in ambito torrentizio alpino. Uno dei problemi maggiori che si hanno durante gli eventi alluvionali è quello legato alle infrastrutture di attraversamento del corso d'acqua, i ponti, che possono andare in crisi perché possono subire crolli in conseguenza dello scalzamento al piede delle pile o delle spalle. Come si può intervenire? Quali sono i fenomeni che determinano questi crolli parziali? Beh, innanzitutto bisogna dire che in un ambiente montano, quale quello che ci circonda, spesso e volentieri i ponti sono stati una evoluzione di quelli che erano passaggi effimeri, guadi, che consentivano alla popolazione di muoversi da una parte all'altra della valle. La costruzione di un ponte, necessariamente in tante campate e quindi con luci affiancate, ha comportato negli anni che magari una luce rispetto ad un'altra potesse essere ostruita e la portata si concentrasse tutta sotto una luce sola. La conseguenza è che i fenomeni erosivi possono andare avanti e quindi si può determinare un cedimento delle pile e di conseguenza anche un crollo. Ci sono numerosissimi casi anche qua in Valpellice, uno di quelli diciamo principali, anche quello del ponte dell'Albertenga, che ha subito negli anni qualche cosa come 18 crolli. Non significa che dal punto di vista ingegneristico sia stato progettato male, ma semplicemente significa che in conseguenza anche della cronica mancanza di fondi che si hanno dopo incidenti di questo tipo, a volte si sono sostituite delle luci che prima erano aperte con dei terrapieni, cioè si sono chiuse delle luci e di conseguenza si è concentrata la portata in alcuni passaggi, peggiorando sostanzialmente quella che è la condizione durante gli eventi di piena. L'ideale teoricamente sarebbe poter avere un ponte che da un lato all'altro della valle non abbia pile in alveo, ma parliamo di strutture che sono strutture importanti e che spesso non possono essere realizzate anche in relazione all'importanza delle strade che le attraversano e delle strade che servono. Quindi il concetto è che non sempre è facile riuscire a risolvere il post alluvione, avere i fondi necessari per ripristinare un ponte, ma la regola dovrebbe essere quella che le pile in alveo devono essere il minor numero possibile e le luci del ponte, quindi le campate del ponte, dovrebbero essere anch'esse in numero minimo possibile per consentire il libero deflusso delle acque. Questo è quanto, abbiamo ritenuto opportuno riproporre qualche cosa che ci aveva aiutato nel passato a spiegare questa tipologia di fenomeni. Ovviamente io rimango a disposizione per approfondimenti a quello che è l'indirizzo email del Politecnico che vedete riportato sulla slide. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.